Buonasera. Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale, bocciato un ordine del giorno del Partito Democratico che impegnava la Giunta a rivedere il progetto della nuova sede di Polizia Municipale Croce Rossa. Il capogruppo del PD, Susanna Bonettini, si augura che la Giunta consideri comunque il documento. Approvata invece la variante che riguarda l'area di cava Polo 6. Le modifiche permettono l'uso dell'area per fini ricreativi e sportivi, oltre alla realizzazione di impianti per produrre energia rinnovabile. Un'altra approvazione riguarda la tassa sui rifiuti TARES, che i sassolesi potranno pagare in 4 rate. Sostituito il consigliere dimissionario Francesca Gottardi con Daniel Manini, esponente della Lega Nord. La compagnia del Montale ha vinto per il secondo anno consecutivo il Superior Test Award, riconoscimento consegnato da un istituto di Bruxelles. Venerdì alle 12 in via Cialdini 31 ci sarà una conferenza stampa nella quale verranno illustrati i motivi della consegna del premio e la valorizzazione dell'aceto balsamico IGP che l'azienda sassolese sta portando avanti da anni. Saranno presenti i soci della compagnia Enrica Zini e Francesco Bertoni e il serial griller Matteo Tassi, chef ufficiale della compagnia. Il Circolo Amici della Lirica, con la collaborazione dell'associazione Faro Mute, organizza 4 uscite all'Arena di Verona per celebrare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Questi gli appuntamenti. Venerdì 21 giugno Nabucco, martedì 23 luglio Traviata, venerdì 9 agosto Rigoletto e martedì 3 settembre Aida. Per informazioni e prenotazioni telefonare a Giovanni Gandolfi al 335 53 48 339 o a Danira Guidetti al 348 54 95 475. Grande successo al Teatro Comunale Pavarotti di Modena per Graffiti, il saggio della scuola sassolese Jazz Dance. I ragazzi, guidati come sempre da Alessandro Candini, hanno ballato su vari generi musicali e hanno anche cantato successi di star internazionali. Ecco l'intervista ad Alessandro Candini. Graffiti è un saggio di danza che vi ha impegnato in un anno di scuola e che non comprende solo vari stili di danza, ma comprende anche un progetto musicale che si chiama Glee. Sì, diciamo che partiamo come scuola di danza, quindi con tutte quelle che sono le discipline classiche e accademiche, quindi dal classico, il moderno, il contemporaneo, hip hop. Amiamo il musical e da qui il progetto appunto di questo Jazz Glee, che comprende appunto con presenza di un insegnante di canto e un insegnante di coreografia. È un progetto che si sta evolvendo e che quest'altro anno andrà proprio a concludersi, diciamo così, in un vero e proprio corso di musical. Il teatro pieno anche questa sera, come le altre volte, una grande emozione. Teatro pieno, grazie a Dio, abbiamo più di 900 persone che ci verranno a vedere, abbiamo anche tanti allievi, quindi diciamo che è stato semplice, sapete, i bimbi, le mamme vengono sempre volentieri, però per noi è sempre una bella conferma, è una bella scommessa. Passiamo allo sport. Il Volley Sassuolo si appresta ad affrontare una nuova stagione di Serie B2. In panchina ci sarà il nuovo allenatore Simone Tassoni. L'assessore allo sport Giorgio Barbieri è andato al Pala Paganelli a trovare la squadra e in particolar modo il sedicenne Davide Cavallini, convocato nella selezione regionale. Abbiamo poche risorse a disposizione, ma stiamo facendo il massimo, ha detto il presidente di Volley Sassuolo, Pietro Anceschi. Ci tengo a ringraziare l'assessore Giorgio Barbieri, che ci è stato vicino anche nei momenti difficili. Per oggi è tutto, arrivederci a domani.